se la strada giusta lo vedremo, visto che hanno appena portato 12, anzi 16, ma 4 li hanno rimandati indietro, 12 migranti, lo vedremo, vedremo quello che succederà, ma che sia la Guantanamo italiana e altre sciocchezze che ho sentito, devo dire che trovo veramente si è perso il senso della misura per una serie di ragioni. Uno, che quei centri comunque sono sottoposti al controllo dell'autorità italiana e quindi non sono affidati a chissà chi. Ci sono, come vedete dalle immagini, come abbiamo visto dalle immagini, le forze dell'ordine italiane che rispondono ovviamente a dei dispositivi di sicurezza che sono quelli noti, che sono anche rispettosi dei diritti umani, della Costituzione, di tutto ciò. Due, lì ci andranno gli avvocati, ma soprattutto ci sarà la giurisdizione italiana, quindi ci saranno i magistrati italiani a occuparsene. E poi l'altro aspetto ridicolo è che l'Albania non è una dittatura, non è un posto dove, ma è governata da un socialista. Il presidente il premier albanese è socialista, fa parte della stessa parrocchia politica di Elly Schlein, perché fanno parte del PSE, del Partito Socialista, quindi non si capisce di che cosa si preoccupino, cioè, se non vogliono fare propaganda, no? Vogliono fare propaganda, utilizzare questa vicenda che è guardata con molto interesse, per la verità, all'estero, ma anche l'aspetto dei costi. Beh, in un paese dove si sono spesi miliardi per i migranti, Cartello numero 9. spendere 635 milioni in 5 anni, questo è ciò che ha dichiarato il governo, e vedremo, Eccolo qua. guardateli qui i costi, no? In un paese che ha speso 4,7 miliardi quando c'era Gentiloni, ci si preoccupa di questi due centri che Tanto sono stati ricordo aperti per in un Albania. sistema che non ha funzionato, che Che si non ha chiamava funzionato. SPRAR. Aggiungo un'ultima cosa e Che poi non ha ho funzionato per l'80%. tutte queste visite che fanno E io Masi l'ho e tutti gli altri, documentato. ma perché non sono andati a farli in giro per l'Italia, nei centri, a vedere la schifezza che c'era nei centri, con tutte le inchieste per le ruberie che si sono fatte? Perché non sono andati lì a vedere come venivano Certo che maltrattati i sono andati. migranti? Perché non vanno a Ma vedere certo che sono cosa andati. succede nei centri anche adesso che sono finanziati dallo Stato italiano? Perché non sono andati nel centro gestito dalla moglie di Soumahoro, onorevole portato in Parlamento con gli stivali sporchi? Sapete perché? Perché è un grande business, come diceva un signore che se ne intendeva, perché i migranti rendono più della droga. Prego.